Allora, riportiamo adesso sul palco con noi coloro che nel 1997 hanno stravolto l'Italia con una vittoria inaspettata, ma con un pezzo che ancora oggi fa storia. I Jalis! Eccoci qua. Allora, dimmi, che c'è? Non posso dirlo perché c'è... Vabbè, dai, glielo dico, è bellissima. Lo volevo, no. Lo volevo dire. No, perché... Ma che fate la voi? Che matti. Allora, lo so, sono molto che fortunato. Una donna che splendida, matti. Una mamma favolosa e una cantante eccezionale. È pure una casalinga e una cuoca. Cioè, mettici pure, ecco, quella, una che lava i panni, che stira, fa tutto. Volevo dire proprio questo. Pensate che quando ci siamo sentiti per telefono, la prima cosa che loro mi hanno chiesto è trovare un posto per la bambina, giusto? La bambina ci deve seguire ovunque, è bellissima questa cosa. Ne abbiamo due, la più grande è qui, Angelica, che ha 9 anni, la più piccola 3 anni, abbiamo lasciata tranquilla perché chiaramente... Quindi è impossibile portare una bimba piccola, quindi... Però, dato che sì, prima o poi tornerà anche lei qui. Ma come concili, scusa, nel senso... Non lo so, non lo so! Cioè, essendo un mammo, perché ho 2 bambini, so cosa significa... No, guarda, è dura perché soprattutto quando all'improvviso ti capitano le telefonate che ti dicono domani devi stare a Roma, noi viviamo in Veneto... E quindi ti devi organizzare con babysitter, che è la mia mamma, e quindi poverina ogni volta lei, mamma ti prego, mi fa va bene stavolta, hai ok. Hai detto Roma, perché capita Madrid, o chissà quale altro posto del mondo, veramente mia mamma è una santa e cerco in tutti i modi di organizzare tutto, preparare tutto quanto, sapere chi porta a scuola una, chi porta all'asilo quell'altra, perché veramente... È dura, però insomma a noi piace questo mestiere. Beh, è la cosa più bella del mondo. Io sì, dico che chi riesce a vivere con la passione di quello che ha è iperfortunato. Infatti. Diceva, c'era una frase che mi diceva, voglio vedere se vi ci ritrovate, beato colui che può dire domani accada quel che accada perché io ho vissuto. È bella. Cavolo, sì, chi l'ha detta? L'ho detta io. È tua. C'era quello. Fate un applauso a Danilo. È molto filosofica. Che è bella questa, non so dove bellissima. L'ha presa, però no, beh, sicuro sono d'accordo. Noi non siamo fortunati, nel senso noi non nasciamo come, non arriviamo da un papà e da una mamma che sono già artisti. Noi siamo, io vengo da una famiglia di papà e mamma, avevano un bar a Roma, quindi ho fatto il cameriere, ho fatto il barista, il caffettiere, Alessandra. Ma io ho fatto la vendemmia dei peri, quindi ti dico tutto. Quindi insomma si è ritrovata lei con una splendida voce, io con la fortuna di saper scrivere qualche canzone, e quindi quando ci siamo incontrati è stato un'unione artistica prima di tutto e poi dopo sentimentale. Devo dire che noi siamo anche produttori di noi stessi, abbiamo un'etichetta indipendente con la quale abbiamo vinto Sanremo nel 97, siamo editori, insomma ci organizziamo nel lavoro con le nostre forze, ogni giorno è tirare sulle maniche, timbrare il cartellino o tirare su la saracinesca del proprio lavoro, però con grande umiltà e con grande voglia di fare con rispetto questo lavoro, perché è un lavoro fortunato nel rispetto di chi ti ascolta e soprattutto dei bambini che ti ascoltano, su cui siamo molto puntati. Io volevo entrare adesso nella vita privata, visto che vi siete uniti prima artisticamente, giusto? No. Ecco, quello volevo sapere, perché lui ha detto prima artisticamente. Nel 90, sì, sincero. Beh, nel 90 io ti ho visto per 30 secondi dentro una casa discografica. E io ti ho offerto un tè freddo. E tu mi hai offerto un tè freddo alla festa. Io, a me, mio ex, vabbè, insomma, io dai. Io lavoravo, mi hai chiamato perché dovevo... No, io non t'ho chiamato, t'hanno chiamato gli altri, io non t'ho chiamato, cioè... Allora, ti ricordi bene che era a Roma? Era a Roma, era agosto, tu, no? Che mi si incollavano le scarpe sul cemento per quanto caldo faceva. Ok, perfetto. Tu allora... mi hai chiamato? Ti ho chiamato io. Franco Bixio? Ma sì, quel discografico. Tu dovevi scrivermi dei pezzi. Noi ci siamo messi... Prima è nata questa cosa, tu dovevi scrivermi delle canzoni, poi sei sparito per 2 anni. Sono sparita anch'io per 2 anni. No, è lei che è sparita perché è tornata su a Treviso. Vabbè, poi? Tu sei rimasta a Roma, che ci sì, ma fare? Gli interessa a loro tutta questa cosa? Ma di non lo so. Sandra poi nel 92 e Raimondo Vianello. Nel 92 ci siamo innamorati. E poi è arrivato questo brano qua, che cantate qua, insieme a noi, mi raccomando. Qua, perché se non ci capisco niente. Mi aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole, dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma
questo linguaggio da talk show. Cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi. Tu che credi in un dialetto che non è più il mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Grazie. Grazie. Grazie.